SCP-032 deve essere ospitato nell'unità di contenimento automatizzata 53515. Il contatto diretto con SCP-032 deve essere ristretto solamente per compiti di ricerca rilevanti. Gli interrogatori, se ritenuti necessari, devono essere condotti utilizzando l'apparato di comunicazione remota nell'unità. Mentre la presenza di SCP-032 non è direttamente dannosa per il corpo umano, l'esposizione ad esso deve essere limitata a periodi di 12 ore o minori, a causa dei suoi effetti avversi sulla maggior parte dei microrganismi benefici. SCP-032 non deve essere esposto a nessun materiale biologico non raffinato o altrimenti temperato dall'umanità, specialmente a esseri viventi non umani. SCP-032 non richiede né ha richiesto materiali o altre forme di comfort. SCP-032 è un simulacro umano di tipo F, somiglianza esterna imperfetta, internamente incoerente, di origini ad oggi ignote. Esso è composto da un guscio esterno di silicone pigmentato, spesso 5,5 mm, e vari polimeri di fibra plastica, e ha l'aspetto di una donna caucasica vicina alla terza decade della vita. L'interno di SCP-032 è composto interamente da olio raffinato liquido, senza alcuna struttura scheletrica o muscolare. Nonostante ciò, SCP-032 è capace di muoversi e parlare. SCP-032 è capace di mantenere un'illusione di umanità a distanza misurata, ma diventa poco convincente a una distanza più vicina, causando un lieve disagio nella maggior parte degli osservatori. Questo effetto è stato ritenuto non anomalo. Nonostante possieda apparentemente capacità cognitive completamente realizzate, SCP-032 sostiene di non essere senziente e di agire solo come strumento intermediario dei suoi creatori. SCP-032 possiede effetti estremamente avversi per ogni entità biologica nelle sue immediate vicinanze, non creata, volontariamente influenzata, manipolata da o analogamente relativa all'umanità. Mentre l'esatta natura di questi effetti varia, la presenza di SCP-032 provoca inevitabilmente gravi danni irreparabili alla capacità di qualsiasi organismo vivente di scambiare e utilizzare l'energia. La flora selvatica perde l'abilità di eseguire la fotosintesi o altrimenti produrre o consumare energia. La fauna, l'uso del proprio apparato respiratorio o digerente, eccetera. Questo comprende anche i microrganismi, anche se gli effetti di SCP-032 sembrano invece favorire i danni ai loro sistemi riproduttivi. È stato ipotizzato che il rapporto simbiotico che alcuni microrganismi hanno con l'umanità sia la ragione di questa discrepanza. SCP-032 fu scoperto seduto sui gradini della porta del complesso interno del sito della Fondazione vicino Slovacchia. Quando interrogato dal personale di sicurezza della Fondazione, SCP-032 ha spiegato i suoi effetti anomali e ha dichiarato di essere lì per essere conservata. I video di sorveglianza non mostrano alcuna registrazione del momento del suo arrivo e non è ancora noto come SCP-032 sia giunto a conoscenza della posizione del sito o come si sia avvicinato ad esso senza essere notato. Quando gli fu chiesto per quale ragione stesse cercando la custodia della fondazione, SCP-032 replicò che si trovava lì come comando dei suoi creatori, cercando uno stoccaggio a tempo indeterminato fino a quando non reclamata. Questo interrogatorio fu registrato durante l'iniziale contenimento di SCP-032 dal dottor Alexander Kovac, psicologico locale al sito, dopo le iniziali esaminazioni della sicurezza del sito. Prima di iniziare, c'è qualcosa che sento di doverti chiedere, dal momento che la sicurezza spesso trascura farlo. Non è strettamente conforme al protocollo, ma trovo che tenda a rendere le cose più facili. Sono stata istruita a cooperare. Bene, molto bene. Dimmi allora, qual è il tuo nome? Non ne possiedo nessuno. Le persone hanno i nomi, io non lo sono. È così? Allora, come ti chiamavano i tuoi cosiddetti creatori? Non lo facevano. Di certo, dovevano riferirsi a te in qualche modo.
Io sono un contenitore della loro volontà e niente di più. Non hanno mai avuto bisogno di chiamare e mai lo avranno. In questo caso, ti importa se ti chiamassi SCP-032? Sono stata istruita a cooperare. Così hai detto, così hai detto. Allora dimmi per quale motivo sei venuta qui. Devo essere conservata qui fino a quando non verrò raccolta. La sicurezza mi ha detto tanto, ma perché qui? E raccolta da chi? Raccolta da colui che voglio tormentare. E conservata qui, in modo che nel trovarmi qui soffra ulteriormente. È così? Questa persona a cui ti riferisci è allora parte di questa organizzazione? I tuoi creatori servono un rancore verso un particolare operatore? Non è uno di voi. Solo una volta simpatizzante, una specie. Crede che voi abbiate cercato di aiutarlo una volta. E se lui sarà costretto qui, se lui mi troverà qui, voi morirete. Questo gli farà male. Loro non hanno alcun interesse in nessuno di voi o nella vostra organizzazione. Siete solo un oggetto, come lo sono io. Allora, chi è quest'uomo? Cosa ha fatto per meritarsi un trattamento simile da parte dei tuoi creatori? Non conosceva il suo posto. Ha vinto quando avrebbe dovuto perdere. Era orgoglioso quando sarebbe dovuto essere umiliato. È stato prodigo, con beni troppo preziosi per farne abuso. E tu sei qui come punizione? Lui è già stato punito, duramente. Costretto lontano dai parenti e da chi gli voleva bene, a vagare senza fine, a distruggere contro la sua volontà, ad avvelenare l'umanità con la sua stessa presenza, la solitudine eterna, aromatizzata dal senso di colpa incessante. Un capolavoro di tormento, dicono loro. Se è così, perché tu sei qui? Perché anche in questa esistenza c'è un momento occasionale di conforto. A volte può ancora guardare il mondo e vedere cose che non distruggerà. Guardare la natura e sentire la meraviglia del calore. E crogiolarsi nella falsa luce di antichi ricordi ammuffiti. E lo tiene sano di mente, gli dà una speranza. Questo non servirà, quindi la mia presenza. Io sono la sua ultima rovina, un affrettarsi verso la fine della ragione. E come potrà la tua presenza fare ciò? Intendi ingannarlo in qualche modo? È questo il motivo del suo aspetto? In qualche modo sì. Eventualmente, i suoi viaggi lo porteranno qui, da me. In un giorno, un mese o un secolo, e mi riconoscerà e vedrà cosa ne penseranno delle sue preziose memorie. Come lo ridicolizzano. Capisce che grazie alle sue azioni, lei sarà per sempre fuori dalla sua portata. E tutto ciò che gli rimane sono io, un simulacro artificiale come la sua speranza. Quando mi troverà, starò con lui e vedrà come, beffandoci delle sue memorie, distruggeremo la sua ultima fonte di conforto. E questo è tutto. Io... Hai detto che ti riconoscerà? Perché? Perché era sua moglie. Questo interrogatorio fu tenuto 6 mesi dopo l'iniziale contenimento di SCP-032, come parte di una serie di interrogatori volti a valutare le abilità cognitive e la personalità di SCP-032, o la mancanza di esse. La odio. Beh, è sicuramente una maniera per iniziare un interrogatorio. Ti dispiace elaborare? Quella con cui sono stata creata somigliante. La mia forma. La odio. Un sentimento interessante per te, considerando che ripeti con sicurezza che non possiedi né coscienza né sentimenti propri. Infatti, la odio perché vogliono che la odi. Serve al loro scopo. Come mai questa impressione? La prima cosa che hanno fatto, dopo avermi creata, fu farmela vedere. Non è qualcosa che fanno spesso. Non ti seguo. Interferire con quelli che passano oltre le loro sale. Possono essere vendicativi, dispettosi, anche crudeli. Ma prendono le loro funzioni molto sul serio. Solo mostrarmela, rischiando di disturbare il suo riposo finale. Non lo avrebbero fatto senza uno scopo. Era bellissima, così tranquilla, serena. Tutto.
Persino andata, persino morta. Ho potuto vedere l'essenza di chi era e per sempre sarà. La sua anima. Mi dissero che non aveva mai vissuto così a lungo, ma quando era in vita, era se stessa. Era viva. E perciò la odio. Sai come ci si sente? Essere stati creati come una presa in giro. In ogni lineamento di quella liscia faccia silenziosa, ho visto il riflesso contorto del mio. Pelle profumata in plastica stampata, capelli morbidi in fibra sintetica, sangue con olio, l'anima con il vuoto. Scusami se suona presuntuoso, ma non riesco a immaginare sentimenti di questo tipo provenienti da nessuno, tranne che te. Non capisci? Fa tutto parte del loro piano. Quando lui mi troverà, quando vedrà cosa i fratelli hanno creato, solo per punirlo ulteriormente, impazzirà. Per quello che hanno fatto alla memoria di sua moglie? Non solo, perché lui mi vedrà. Vedrà quanto la odio. Vedrà quanto mi odio per non essere lei. Quanto davvero odio essere qui. E quindi? Quindi una realizzazione finale. Che sarebbe? Non ha mai vinto. Thank you.